giorno. Ebbene sì, l'ho comprato anch'io. Buongiorno e bentornati sul canale. Siamo qua con il Cinebasto, il clone cinese del famoso riscaldatore Webasto. Perché il clone? Per via del suo costo. Questa componente ha 12 volt diesel da ben 8 kW di potenza, costa attualmente sui 130 euro con tutto il kit di montaggio. È vero che non ha la marcatura CE, non ha una garanzia, ma tutte le componenti sono acquistabili a parte: la sua scheda elettronica, la candeletta di accensione, la termocoppia, il display, la pompa del gasolio e tutte le altre componenti del kit si possono acquistare in caso di guasto. Ho fatto un unboxing sulla neve, che adesso vi faccio vedere, in una giornata tremenda a livello meteorologico. C'era quel giorno un vento che è stato impossibile fare qualsiasi tipo di ripresa perché l'audio era impossibile da registrare. Adesso facciamo una velocissima panoramica di tutte le componenti e poi andiamo a fare insieme il primo avviamento a banco. Abbiamo un manuale delle istruzioni in inglese, poi abbiamo una piastrina per il montaggio, poi abbiamo il tubo per l'aria in aspirazione con il suo filtro e un tubo per lo scarico della camera di combustione con la sua marmitta, che è questa qua. Poi c'è l'alimentazione del gasolio, che si parte con un pescante che può essere installato sia sul serbatoio del mezzo che in una tanica esterna, che è questa. Poi da lì, con un tubicino e un suo filtro, si va alla pompa del gasolio e da qua si entra nel riscaldatore. Poi c'è il display, che è questa è la versione rettangolare nera, una cinesata che poi andremo a vedere. Poi cosa c'è? Il cablaggio elettrico che va alla pompa, al riscaldatore, alla batteria e al display. E poi ci sono tutti i vari tubi per la canalizzazione. Direi che possiamo passare al test al banco. Volevo farvi vedere come si raccorda il suo tubicino del gasolio, perché ho visto fare delle cose molto strane. C'è in dotazione un manicotto dal quale si ricavano dei pezzi così di circa 5 cm, ok, e in questo manicotto va infilato il tubicino del gasolio. Va infilato, ok, fino a metà. Poi il tutto viene fermato da una fascetta in questo modo, ok, e così non scappa più. Poi questo va raccordato o nel riscaldatore oppure nella sua pompetta del gasolio. Così, ok, in questo modo si ha un collegamento stabile e non devono formarsi delle bolle d'aria all'interno. Ed ecco montato a banco il nostro riscaldatore.
Ipotizziamo che questo sia il pavimento del nostro camper. Il riscaldatore è montato all'interno di una cassapanca e a parete abbiamo la nostra unità di comando, il nostro display. Sotto abbiamo la parte che riguarda l'alimentazione. Io ho utilizzato un alimentatore 12 volt e 15 ampere per coprire l'assorbimento della candeletta, che dovrebbe essere sui 10 ampere. Sotto abbiamo il nostro serbatoio del carburante, la nostra tanica o serbatoio. A proposito, vi riporto ad un video dove ho portato questo gasolio a meno 20 gradi, il quale viene aspirato dalla sua pompa e mandato alla camera di combustione. All'interno abbiamo due ventole. La prima spinge l'aria da riscaldare verso l'uscita, mentre la seconda va ad aspirare l'aria per la combustione da questo tubo nero. Infine, i gas di scarico vengono espulsi. Questo è il suo display, dice che ci sono 17 gradi, la tensione 12 volt ed è spento. L'ultima operazione è quella di andare a riempire il tubo del gasolio andando ad attivare la pompa direttamente dal display. Per azionare la pompa del gasolio basta spingere contemporaneamente i due tasti su e giù. Ed ecco che il tubicino si è riempito di gasolio. Adesso qui abbiamo mezzo metro. Su un camper possiamo avere 5-6 metri di tubo. Ora non ci resta che fare l'avviamento andando a premere il pulsante ON. Ok, è partito. Ok, è partita la ventola. Vediamo sul display che, allora, vediamo che è partito il manuale, la ventola sta girando e si è accesa la sua candeletta, il simbolo rosso della candeletta. Si può impostare la potenza H4, H5, H6 su 6 livelli di potenza. E qui abbiamo la temperatura della camera di combustione, che attualmente è 12 gradi. Ora la candeletta sta riscaldando la camera di combustione. Tra poco dovremo sentire la pompa partire. Eccola. La pompetta ha iniziato a pompare il gasolio all'interno della camera di combustione. Non so se si vede, ci sono alcune bolle d'aria ancora. Sta aumentando i giri. Adesso sta andando alla massima potenza,
si è accesa la fiamma. Siamo a 140 gradi e l'aria in uscita è veramente bollente. Direi eccezionale. Direi che è andato tutto perfettamente. Adesso andiamo a fare lo spegnimento. Adesso è spento. La candeletta rimane accesa per pulire la camera di combustione e inizia la fase di raffreddamento. L'avviamento è stato perfetto, è partito al primo colpo senza nessun tipo di incertezza. Sono molto soddisfatto. Qui poi si apre tutto un discorso sulla qualità dei materiali, sulla durata, sulla sicurezza, ma qui andiamo su tutt'altro tipo di discorso. Io spero che il video sia stato utile. E ci vediamo alla prossima!